vostri bambini e dite questa è la carezza del padre. Momento in Washington dopo un lungo viaggio. Il merito anche direi e soprattutto del popolo italiano. Di altro modo nessuna altra notizia. Los imperialistas. Esiste un potere, questo potere è solo quello dello Stato, delle sue istituzioni. Quelle forze che sono destinate per statuto a difendere. Combattenti di terra, mare e guardia. Caro amico, nel corso delle notti insonni, il mio pensiero torna spesso a Monte Cassino. Abbiamo preso parte alla più grande battaglia dell'ultima guerra, in cui molti giovani hanno perso la vita, e siamo sopravvissuti. Perché questa guerra insensata? Mi fa male il cuore quando penso a quei ragazzi uccisi lì a Monte Cassino. In nome di quale causa? I generali, lontani dal campo di battaglia, impartivano ordini cui dovevamo obbedire e poi morire. Cassino, 1944. La storia fa un passo indietro. Il tempo torna alle trincee della Prima Guerra Mondiale. Il fango blocca la strada ai mezzi corazzati. Gli assalti frontali prendono il posto della guerra di movimento. In quattro mesi va in pezzi il mito della guerra moderna e rapida. Tutto si svolge tra i fiumi Liri e Garigliano, in una valle dominata dal monastero benedettino di Monte Cassino. È il punto cruciale della linea Gustav, la linea che separa l'Italia del Sud, già liberata dagli alleati, e quella del Nord, ancora occupata dai tedeschi. Bastano tre ore perché sotto le bombe alleate crolli la testimonianza di un millennio di civiltà, in una tempesta di acciaio e pietre che miete più vittime tra i civili che tra i nemici. Un immenso mattatoio di uomini, di popoli, di truppe provenienti da tutto il mondo. A Monte Cassino combattono polacchi, indiani, neozelandesi, italiani, magrebini e con loro gli inglesi, gli americani e i francesi. Tutti alleati contro uno degli eserciti più agguerriti della storia, quello del Terzo Reich. Alla fine dei combattimenti, le perdite da entrambe le parti ammonteranno a 350.000 uomini. Numerosi cimiteri sorgeranno a testimoniare l'ecatombe che fu Monte Cassino. Oggi quei soldati sono tornati a Cassino per raccontare, insieme a chi da lì non se n'è mai andato, uno degli episodi più drammatici della Seconda Guerra Mondiale. Sono Herbert Fries, tedesco, Bharati Gurung, nepalese, Hermann Völk, tedesco, Jeffrey Probin, inglese, Les Andrews, neozelandese, Jan Zeremba, polacco, e François Barillon, francese. Hermann Völk diventerà poi sacerdote. Nella sua conversione, la tragedia di un'esperienza che segnò tutti loro per sempre. Proprio con loro, con quei reduci della Seconda Guerra Mondiale, vogliamo tornare oggi sul luogo di quella tragedia della storia, a Monte Cassino, qui
per 4 mesi dal gennaio a maggio del 1944 alleati e tedeschi si affrontano in una serie di scontri durissimi. Per gli alleati la posta in gioco è la liberazione di Roma, per i tedeschi invece la posta in gioco è la sopravvivenza. I nazisti devono resistere ad ogni costo oppure accetteranno la sconfitta definitiva. Eppure, nonostante i tedeschi siano pochi, stremati, 500.000 di soldati alleati impiegano 14 settimane per percorrere gli 80 chilometri che separano la Napoli liberata da Monte Cassino. Ma perché gli alleati ci hanno messo tanto a percorrere quegli 80 chilometri? Chi erano i generali alleati che comandavano con così grande difficoltà quella operazione? È vero che furono, se non soprattutto, anche i litigi e i contrasti fra di loro a provocare questo massacro? A Monte Cassino, tra gli alleati, c'erano molti generali abili ed esperti. Purtroppo, però, nel comando alleato c'erano anche problemi al vertice, in particolare per quanto riguarda il generale americano Mark Clark. Il problema fu che Clark non era mai stato comandante in capo. Aveva fama di essere un buono stratega. Si diceva che fosse molto abile, eppure a Monte Cassino non ha dato prova di nessuna di queste due qualità. Il generale Patton, anzi, ha detto che Clark era troppo sicuro di sé. Per espugnare Monte Cassino, roccaforte strategica della resistenza tedesca, bisogna assaltarne la cima. Il generale Alphonse Juin, a capo delle truppe della Francia Libera, è invece di opinione opposta. Per Juin occorre aggirare il nemico, colpirlo alle spalle, dove è meno difeso, e soprattutto senza esporre le proprie truppe ad un massacro inutile e prevedibile. Il generale Alphonse Juin era il comandante in capo delle forze francesi e nordafricane qui a Monte Cassino. Era nato nell'Algeria francese e aveva combattuto nella Prima Guerra Mondiale, dove aveva perso la mano destra. Nel 1940, quando la Germania aveva invaso la Francia, era stato catturato, ma poi era stato rilasciato perché il maresciallo Pétain, capo del governo di Vichy, gli aveva chiesto di assumere l'incarico di comandante in capo delle forze filonaziste nel Nord Africa. Juin ricoprì la carica fino al 1942, quando, dopo una seria riflessione sul giuramento prestato a Vichy, diventò il capo delle truppe della Francia Libera qui a Monte Cassino. 14 gennaio. Il corpo di spedizione francese guidato dal generale Juin arriva nella valle dell'Iri. Negli stessi giorni, gli alleati del decimo corpo inglese sferrano la prima offensiva sulla linea Gustav, in prossimità del fiume Garigliano. I facili successi ottenuti inducono Clark a pensare che un attacco simile, portato avanti verso la città e il monastero di Cassino, non comporterà perdite eccessive. Il generale Juin viene mandato a nord ad attaccare le postazioni tedesche schierate intorno al Monte Cairo. Il sottotenente d'artiglieria François Barillon, all'epoca ha 25 anni. Fuggito attraverso la Spagna dalla Francia occupata dai nazisti, è riuscito ad arruolarsi nel corpo francese libero. L'esercito francese non ha mai partecipato alla conquista vera e propria della città di Cassino né dell'abbazia di Monte Cassino. Tuttavia, dopo lo sbarco ad Anzio, il generale Clark, che era al comando del quinto corpo d'armata statunitense, chiese al generale Juin di conquistare il colle del Belvedere, che è proprio qui vicino. Il Belvedere si trova a 2 chilometri da qui. Per il corpo di spedizione francese l'azione è stata molto impegnativa. Eravamo sfiancati dalle battaglie precedenti. Abbiamo subito molte perdite. Ciò nonostante, siamo riusciti nel compito che ci era stato assegnato. Ma se i francesi riescono comunque a conquistare il Colle Belvedere, loro obiettivo, per gli anglo-americani il massacro è inevitabile. Nel corso della prima battaglia, che si svolge nelle stesse ore dello sbarco di Anzio, viene interamente decimata la 36esima divisione di fanteria americana, che dopo la guerra arriverà addirittura a denunciare il generale Clark per il disastroso errore strategico. La 36esima divisione di fanteria americana Texas è composta da giovani soldati di leva. Nel gennaio del 44, molti di loro, sebbene provengano dalla campagna d'Africa, non si sono mai trovati in un combattimento vero e proprio.
Del resto, di tutti gli ufficiali americani che hanno preso parte alla Seconda Guerra Mondiale, solo il 4% aveva alle spalle una carriera militare. I comandi americani pensano di sopperire alla scarsa preparazione delle truppe con una superiorità tecnologica, di mezzi e di uomini, schiacciante. Il nostro nemico era soltanto la sorte, non i tedeschi né gli italiani. Solo la sorte, che colpiva in modo indiscriminato e senza rispettare nessuna gerarchia. Dopo che hai lottato in mezzo al fango e sei stato umiliato e hai visto morire alcuni dei tuoi amici, allora capisci che uccidere diventa una specie di lavoro che si impara in fretta e che devi svolgere bene. Tra i tedeschi chiamati a difendere Cassino ci sono i paracadutisti della prima divisione, detti i Diavoli Verdi, reparti di elite addestrati per operazioni lampo, che a Cassino sono invece destinati ad una logorante guerra difensiva. Il tenente Hermann Völk proviene da una famiglia di agricoltori. Ha 25 anni e comanda una compagnia di paracadutisti. Veterano dei sanguinosi scontri a Creta e dell'assedio di Mosca, conosce bene gli orrori della guerra. Ero un volontario, anche se non sono mai stato iscritto al partito nazista. Ciononostante mi sono presentato volontario. Mi sembrava l'unico modo per difendere la vita. All'epoca pensavo che compito del soldato fosse difendere la vita, non distruggerla. Oggi mi rendo conto che la guerra significa solo la distruzione, la morte di persone innocenti ed inermi. E allora mi chiedo, qual è la causa di tutto ciò? Und da frage ich mich, woher die Ursache? Was ist die Ursache? Per i tedeschi fu come un tiro al piccione. Occupavano le posizioni più elevate e quindi avevano un'ottima visuale del campo di battaglia. Avevano avuto tutto il tempo per fortificare a dovere la linea Gustav. Le comunicazioni, i rifugi, il puntamento delle armi, tutto era stato predisposto con grande perizia. Grazie a questa preparazione i tedeschi hanno potuto concentrare il fuoco su obiettivi circoscritti, trovandosi per di più in una posizione favorevole. E sono riusciti a respingere l'attacco di forze molto più numerose. Ma sono riusciti a farlo da soli, con grande abilità tattica, a dispetto della tensione e dello svantaggio numerico. Dunque, per gli alleati, il primo tentativo di conquistare Monte Cassino si risolve sostanzialmente in un disastro. Ma nonostante il parere contrario del generale francese Juin, l'americano Clark, comandante della Quinta Armata, insiste: Monte Cassino va espugnata ad ogni costo. Ai primi di febbraio il comando alleato decide di mandare all'attacco i reparti neozelandesi sotto la guida di Sir Bernard Freyberg. Un altro protagonista di questa storia che avrà un ruolo decisivo nella battaglia per Monte Cassino. Eroe della Prima Guerra Mondiale, non privo di una mania di protagonismo analoga a quella del generale Clark, Sir Bernard Freyberg da principio tiene un basso profilo. Dopotutto, il comando alleato ha dato a Freyberg la facoltà di ritirare il suo contingente dal conflitto quando lo ritenga opportuno. Freyberg non deve rendere conto a nessuno, né agli americani né agli inglesi. Ma gli alleati contano molto sulla abilità nel combattimento dei neozelandesi, specie dopo la campagna d'Africa. Lo stesso feldmaresciallo Rommel, la volpe del deserto, dopo averli visti battersi, li ha definiti tra i migliori soldati al mondo. Il soldato Les Andrews appartiene alla quarta brigata corazzata della seconda divisione neozelandese. Quando siamo arrivati in questa zona alla fine di gennaio, non riuscivamo a crederci. Si aspettavano che noi riuscissimo ad attaccare un'altura come quella di Monte Cassino, alta 600 o 700 metri, e conquistarla. Il nemico aveva una visuale perfetta di tutta la campagna circostante. Secondo noi era ovvio che non si dovesse ricorrere ad un attacco frontale. Nel piano messo a punto dal generale Freyberg, una colonna di autoblindo doveva percorrere la strada statale numero 6 e attraversare la valle dell'Iri. Doveva essere composta da automezzi corazzati e carri armati, con un appoggio massiccio da parte dell'aviazione. Freyberg avrebbe potuto così aggirare Cassino sul fianco e tagliare fuori i rifornimenti tedeschi. Aggirare Cassino ci sembrava la soluzione ideale, mentre attaccarla frontalmente sarebbe stata una idiozia. Just seems stupid to us.
Accanto ai neozelandesi ci sono le truppe inglesi. Ma l'esercito di Sua Maestà ha una concezione della guerra molto diversa da quello americano. Nel 1944 gli inglesi hanno ancora ben impressa nella memoria la sequenza di allucinanti carneficine della Prima Guerra Mondiale. Battaglie di posizione dove i soldati rappresentavano solo entità numeriche da sacrificare. I generali inglesi sono risoluti a non ripetere gli errori del passato. Tra le fila del contingente britannico vi sono moltissime truppe coloniali. Si tratta di reggimenti dai nomi suggestivi, composti da giovani di diverse etnie, ad esempio i Sikh e le truppe scelte nepalesi, i Gurkha. Per potersi arruolare con gli inglesi, molti di loro hanno mentito sulla loro età. Uno di loro, Bharati Gurung, si arruola giovanissimo nei Gurkha. Dopo aver partecipato alla campagna di Tunisia, Gurung si ritrova in Italia. C'eravamo nascosti tra le montagne, buttati nei fossi per non essere visti, nascosti nella terra e al buio. Siamo rimasti a lungo così, senza acqua, né cibo, al buio, per non farci scoprire, aspettando l'ordine per l'assalto. Abbiamo combattuto con qualunque cosa, sassi, legni, pietre. Abbiamo ucciso tanti tedeschi. Il maggiore Jeffrey Probin, inglese, ha 21 anni e comanda una compagnia del secondo reggimento Gurkha. Mi trovo in un bunker della divisione paracadutisti tedesca. Sarebbe stato un obiettivo nell'avanzata per accerchiare il monastero. I neozelandesi sono riusciti ad arrivare qui con i carri armati e poiché i genieri avevano costruito la strada in gran segreto, i tedeschi sono stati colti di sorpresa. I tedeschi potevano arrivare in qualunque momento, ma non erano preparati a queste montagne. Noi invece sì, noi siamo abituati a percorrere sentieri, a scendere, a salire, a scalare le montagne. Abbiamo sviluppato una certa tecnica. Abbiamo sviluppato piedi e gambe forti, che sanno camminare giorno e notte, su e giù, avanti e indietro per queste montagne. Con l'aiuto delle truppe coloniali dell'impero britannico, le più adatte a questo tipo di terreno montuoso di questa zona, a Cassino tutto è pronto per il secondo attacco degli alleati, siamo, lo ripeto, alla metà di febbraio del 1944, ma questo secondo assalto sarà la più lunga e la più tragica delle battaglie per la conquista di Monte Cassino, quella che segnerà i ricordi dei soldati. Guardavi intorno a te, ovunque morti e feriti che urlavano per il dolore. Si ha più paura delle ferite che della morte. Ma non c'era spazio per nessun genere di pietà. Si scavalcavano i corpi e si andava avanti. Intorno a te un tenente, un capitano, che gridava qualcosa che spesso nemmeno riuscivi a capire. Per i soldati alleati, lo stress psicologico è persino più duro delle difficoltà materiali. L'abbazia viene vista come l'occhio malvagio del nemico. I tedeschi hanno avuto mesi per preparare le posizioni di tiro e oggi costringono gli alleati a vivere sempre al riparo dai tiri della loro artiglieria e dei cecchini. Gli uomini sono costretti a vivere nelle buche piene d'acqua o ammassati all'interno dei propri mezzi. Ho prestato servizio nei reparti corazzati qui a Cassino. Non ero in un carro armato Sherman come questo. Ero in un carro gettaponti. Gettavamo i ponti per consentire ai carri armati di andare avanti. L'equipaggio era costituito da 5 uomini. Il comandante, il guidatore, il radiotelegrafista, il mitragliere e un servente che caricava. In un carro armato avevamo tutti molti problemi, anche di ordine pratico, ad esempio quello di andare alla toilette. Come fare? Usavamo dei bossoli e li mettevamo fuori dalla botola sul fondo del carro armato. Cucinavamo su un fornello da campo e vivevamo per giorni con i vestiti che avevamo addosso. Quando trovavamo un po' d'acqua potevamo raderci, altrimenti niente, per giorni e giorni. In condizioni come quelle di stasera, quando c'era un po' di pioggia o addirittura un po' di neve, scavavamo una trincea, ci mettevamo nei sacchi a pelo e cercavamo di dormire. Le truppe alleate sono sfiancate dall'inverno, dalla difficoltà degli spostamenti in un terreno
così impervio, reso ancora più difficile dalla pioggia, dal fango e dalla neve. Ma soprattutto gli alleati non si aspettavano una resistenza così strenua da parte dei tedeschi. E siamo allora a un altro protagonista di questa battaglia di Montecassino, il comandante delle truppe tedesche. Ecco, ma chi era questo comandante, l'avversario degli alleati a Montecassino, il generale von Senger? Il generale tedesco Frido von Senger und Etterlin è stato forse il comandante più singolare qui a Montecassino. Senger non era nazista, anzi, a Berlino era considerato un antinazista. Aveva studiato all'Università di Oxford e amava l'Inghilterra. Cattolico praticante e benedettino laico, von Senger è quanto di più lontano si immagini dallo stereotipo dell'ufficiale tedesco. La sua carriera si è svolta seguendo un percorso lontano dal clamore e dalla celebrità. Prima di Cassino, von Senger è stato destinato in Corsica con l'ordine di procedere all'evacuazione delle guarnigioni presenti sull'isola. Proprio in Corsica, l'ufficiale si è rifiutato di obbedire ad un ordine diretto di Hitler che aveva ordinato la fucilazione di tutti gli ufficiali italiani. Ciò nonostante, il superiore diretto di von Senger, Albert Kesselring, comandante in capo delle truppe tedesche in Italia, anziché denunciarlo, lo ha chiamato a dirigere le operazioni di difesa della linea Gustav. Insomma, un militare assolutamente anomalo che ha il compito di organizzare l'ultima resistenza tedesca in Italia di fronte all'avanzata degli alleati. Ma chi sono gli uomini che questo generale ha al suo comando? E soprattutto, che cosa spinge ancora questi uomini a combattere quando ormai è chiaro che la Germania è sconfitta? A Cassino, il corpo d'armata agli ordini di von Senger non è composto soltanto da truppe scelte. Molte sono anche le giovani reclute, del tutto inesperte, ma con una motivazione a combattere assai diversa da quella dei loro coetanei che li fronteggiano dall'altra parte. È una differenza che risale alla fine della Prima Guerra Mondiale e alla sconfitta subita dalla Germania. Tra ampi strati della popolazione tedesca nasce infatti la convinzione che la sconfitta non sia stata determinata dall'esito delle battaglie, ma dal tradimento perpetrato dalla classe politica e finanziaria tedesca. Già prima dell'avvento del nazismo, si diffonde in Germania un culto del soldato e del militarismo. È il primo germe del nazionalismo che apre la strada all'antisemitismo. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il popolo tedesco è ormai del tutto indottrinato al culto delle virtù militari. A combattere per il Terzo Reich non sono dunque civili in divisa, come nelle file degli eserciti alleati, bensì dei soldati in tutto e per tutto. È con queste truppe, soldati, tutti di un pezzo, che devono scontrarsi gli alleati. E per loro, per gli alleati a questo punto, è arrivato il momento della decisione più difficile, quella nei confronti dell'abbazia, bombardarla oppure no. Il generale tedesco von Senger ha dichiarato più volte che per loro, per i tedeschi, l'abbazia è un luogo sacro, una zona franca. Invece gli alleati sono convinti che l'ultima resistenza tedesca sia asserragliata dentro il monastero. Nel comando alleato a quel punto si registra una spaccatura clamorosa. Da una parte c'è Freiberg, il generale neozelandese, deciso a bombardare l'abbazia di Montecassino per spezzare la resistenza tedesca. Dall'altra parte il generale Clark, che è assolutamente contrario. Il generale Clark era molto critico nei confronti del generale Freiberg e della sua idea di bombardare l'abbazia. Clark era il primo incarico di comando e soprattutto pensava che il generale Freiberg fosse una prima donna. Come se non bastasse, il comandante delle forze alleate in Italia, il generale Alexander, teme che il rifiuto di bombardare l'abbazia possa spingere Freiberg, in virtù dell'autonomia decisionale che gli è stata concessa, a ritirare le truppe neozelandesi dal campo di battaglia. Una tale mossa da parte di Freiberg significherebbe che ad affrontare il fuoco tedesco sarebbero ancora inglesi ed americani. E a prendere la decisione definitiva è proprio il comandante in capo, il generale Alexander, che è il comandante in capo delle forze alleate in Italia. È lui che sceglie la linea di Freiberg rispetto a quella di Clark, la linea che prevede di bombardare l'abbazia
di Monte Cassino come unico modo per sfondare la linea Gustav proprio a Cassino. Gli aerei alleati iniziano a questo punto a bombardare, sono le 8 del mattino del 15 febbraio del 1944. Io ho visto tutto dal Monte Trocchio. Stavamo salendo su per la montagna, erano circa le 8 del mattino, quando abbiamo visto arrivare quei pesanti bombardieri e le fortezze volanti lanciare le bombe su Monte Cassino. Vedevamo grandi bagliori rossi che salivano verso l'alto. In effetti il bombardamento di Monte Cassino è stata tutta colpa del generale Freyberg. Gli altri generali si sono limitati ad accettare il suo piano. Bisogna dire invece che fu lui a proporre quel piano, mentre gli altri si sono solo dichiarati d'accordo. Il generale Freyberg ha convinto il generale Tucker della divisione indiana, anche se non era molto convinto, e anche il generale Juin della Francia Libera, e tutti hanno accettato l'idea di bombardare il monastero. Così l'hanno bombardato ed è stato ridotto in macerie. Quei grandi generali, era uno spettacolo che lasciava senza parole, ma non hanno bombardato solo il monastero. Le loro bombe hanno colpito anche la settima divisione indiana, la 34esima divisione americana, il reggimento inglese Sussex. Avevano fatto dei volantini in italiano preannunciando il bombardamento. Peccato che si siano dimenticati di farceli avere anche a noi. Lo splendore del sole svanì all'improvviso. Era sceso un crepuscolo irreale, come se fosse arrivata la fine del mondo. Ovunque c'erano feriti. Altri correvano come impazziti, altri ancora urlavano, sepolti vivi sotto le macerie, fino a che nuove esplosioni li zittivano. Il frastuono ti faceva impazzire, la polvere si sollevava dappertutto. Sembrava non esistesse un riparo sicuro. Forse era davvero arrivata la fine del mondo. E a Monte Cassino sembra davvero che sia arrivata la fine del mondo. Gli aerei alleati sganciano sull'abbazia quasi 400 tonnellate di bombe, ma nel monastero, al contrario di quello che pensano gli alleati, i soldati tedeschi non ci sono. Nell'abbazia sono rimasti soltanto pochi monaci insieme al loro abate Gregorio di Amare e moltissimi civili che proprio nell'abbazia avevano cercato rifugio contro gli orrori della guerra. Una mattina, proprio il 1 di febbraio, davanti al portone Pax, all'ingresso principale, si trovarono centinaia di persone che veramente facevano pressione per entrare nell'abbazia. Il padre Abate fu informato di questo e c'era veramente un momento difficile perché il padre Abate aveva dato, come dire, si era impegnato con i tedeschi a non far entrare altre persone, proprio per non dare sospetti non agli alleati di estranei nell'abbazia, però poi di fronte a questo gesto, un grande gesto umanitario, fece entrare tutti e sono rimasti da una quindicina di giorni oltre 1000 sfollati, forse un 1500. E la vigilia dei bombardamenti, il 14 febbraio, caddero dei volantini, furono lanciati dagli alleati dei volantini e furono avvisati e molti andarono già via la sera, ma altri rimasero perché non credevano ai bombardamenti. Si sono trovati dopo la guerra in una sala, lì tutti insieme, caduto il crollo di una volta sotto l'antica biblioteca, circa 300 morti. L'abbazia doveva essere bombardata, doveva essere distrutta. Questo avrebbe facilitato il secondo attacco contro la linea Gustav. Che cosa sapevano gli alleati? Beh, in primo luogo gli alleati naturalmente sapevano che Monte Cassino era uno dei grandi siti culturali e storici dell'Europa occidentale, questo lo sapevano per certo, e il generale Eisenhower aveva ordinato che gli edifici storici non fossero distrutti a meno che non si fosse in presenza di un caso di necessità militare. Monte Cassino rappresentava un caso di necessità militare? Gli alleati sapevano anche che c'erano dei civili nell'abbazia. Distruggendo l'abbazia c'era il pericolo, c'era il rischio concreto che questi civili fossero uccisi. In terzo luogo, gli alleati sapevano anche che i tedeschi in seguito avrebbero potuto servirsi dei bombardamenti di Monte Cassino a scopo propagandistico. E infatti così è. La propaganda del Reich a buon gioco a far circolare in tutti i paesi occupati le immagini della distruzione dell'abbazia e di un cinegiornale girato qualche mese prima sul salvataggio delle opere di inestimabile valore conservate nel monastero.
Il 15 febbraio del 1944, alle 9 di mattina, cominciarono i bombardamenti dell'abbazia di Monte Cassino. La notizia fece in un battibaleno, fece il giro del mondo, e il mondo della cultura soprattutto rimase col fiato sospeso. Poi si seppe che i tesori più importanti, sia dell'archivio, della biblioteca, e le opere d'arte del monastero e le opere d'arte conservate dal 43 nel monastero erano state messe in salvo dai tedeschi nell'ottobre del 1943. Due ufficiali tedeschi, il capitano medico Giovanni Massimiliano Becker e il colonnello Julius Schlegel, vennero a Monte Cassino per parlare con il padre abate, il grande abate Gregorio di Amare, e proporre lo sgombero delle opere d'arte. La colonna tedesca giunge a Roma, dove a Castel Sant'Angelo le opere vengono scaricate e messe in salvo. Negli anni la vicenda del salvataggio delle opere d'arte di Monte Cassino ha assunto toni da leggenda, per la grandiosità del trasporto, per la tempestività della decisione, per il fatto quasi incredibile di essere riusciti a portare a termine l'operazione a dispetto dei continui bombardamenti alleati di tutta la zona circostante. Ma una volta spogliata dalla retorica della propaganda, è proprio a questa operazione, ideata da un ufficiale medico della divisione Hermann Göring, che si deve la sopravvivenza dei tesori d'arte contenuti nell'abbazia. Ma se le opere d'arte sono state messe in salvo, l'abbazia è stata comunque ridotta a un cumulo di macerie. E per gli alleati la decisione di bombardare il monastero si trasforma in una clamorosa e inutile disfatta. Gli alleati infatti non sono riusciti con questo bombardamento a espugnare l'abbazia, e per i tedeschi, come abbiamo visto, le immagini del monastero distrutto dalle bombe alleate diventano un trionfo in termini di propaganda. Ma non basta, proprio le macerie dell'abbazia diventano per i tedeschi anche un ottimo rifugio per resistere agli alleati. È come una beffa. Per paradosso, le rovine del monastero diventano per i tedeschi un punto di osservazione sulla valle circostante ancora migliore. Annidati nei crateri aperti dalle bombe e al riparo dai grossi blocchi di pietra crollati dalle mura dell'abbazia, gli uomini della prima divisione paracadutisti tedesca respingono con facilità tutti i successivi attacchi alleati. Come se non bastasse, il bombardamento sull'abbazia ha causato più vittime tra la popolazione civile e gli stessi soldati alleati che non tra le truppe tedesche. Anche perché, si scoprirà poi, i soldati tedeschi non erano affatto all'interno del monastero, bensì nascosti in postazioni lungo le pendici della collina. Una volta cessato il bombardamento, il tenente Hermann Völk è tra i primi ad addentrarsi, strisciando, tra le rovine dell'abbazia. Miracolosamente, la tomba di San Benedetto è intatta. Gli uomini possono evitare la guerra. Lo possono fare e lo devono fare. Mentre strisciavo per terra, all'interno della buca dove mi ero rifugiato, qui a Cassino, frugando in mezzo ai detriti, ho trovato un libro. Si intitolava La battaglia al sole. In una nota a piedi pagina c'era scritta una frase di Napoleone che diceva più o meno: esistono due forze al mondo, lo spirito e la spada. Ma la spada non riuscirà mai a sconfiggere lo spirito. Ecco, quando ebbi l'incarico come soldato tedesco di includere le rovine dell'abbazia di Monte Cassino subito dopo i bombardamenti nel mio settore, per me fu come la conferma definitiva di quella frase di Napoleone. A Monte Cassino quello che sembrava davvero impossibile da sconfiggere è lo spirito di resistenza dei tedeschi. Di fronte al fallimento dei tentativi per espugnare l'abbazia, il 19 febbraio il generale Alexander dà ordine di sospendere tutti i combattimenti. Ma gli alleati naturalmente non si danno per vinti e in un incontro
a Caserta di tutti i generali alleati si decide una nuova strategia e la decisione è una sola, quella di andare avanti fino all'ultimo uomo e ripartire dalla conquista della città di Cassino. All'operazione vengono assegnati i neozelandesi, gli inglesi e gli americani. Dapprima previsto per il 24 febbraio, l'attacco viene rinviato più volte a causa del maltempo. 15 marzo. Ad un mese di distanza dal bombardamento dell'abbazia, tutto sembra finalmente pronto per l'attacco decisivo alle difese tedesche. Alle 8:30 del mattino, gli aerei alleati iniziano a bombardare la città di Cassino. L'azione dura fino a mezzogiorno. 514 bombardieri sganciano 1.100 tonnellate di bombe sulla città. Contemporaneamente, più di altri 500 aerei tra caccia e bombardieri attaccano obiettivi nelle immediate vicinanze. Gli alleati non incontrano praticamente resistenza da parte dell'aviazione e della contraerea tedesca. Dopo l'abbazia, anche la città di Cassino viene praticamente rasa al suolo. Si incrina così un altro mito della guerra giusta, quello dell'alleato, sempre amico e solo liberatore. Nel ricordo e nei giudizi della popolazione anche l'alleato viene percepito in modo duplice. Da una parte è sicuramente colui che porta alla liberazione del territorio, determina l'arretramento dell'esercito tedesco e quindi porta sostanzialmente alla fine della guerra. Però questo viene realizzato come? Attraverso dei mezzi, delle modalità che lasciano profondi traumi nella popolazione e anche sul territorio. Sotto la massiccia massa di fuoco che gli alleati mettono in campo per vincere la resistenza tedesca e che semina distruzioni a tappeto, le certezze della popolazione di essere sul punto, di essere liberate e di essere quindi sottratte a questo incubo della guerra, si sgretolano in qualche modo, perché si percepisce questo liberatore in qualche modo anche come un nemico, perlomeno un altro tipo di nemico. A Cassino tutti i civili avevano lasciato la città il 15 marzo. Per bombardare la città hanno fatto venire addirittura altri bombardieri dall'Inghilterra. Hanno svolto un lavoro tremendo, hanno distrutto l'intera città, i palazzi, gli edifici, tutto quello che c'era. Quando è finito, i nostri carri armati non riuscivano ad entrare in città per i crateri scavati dalle bombe e per le macerie. La parte nord della città era stata praticamente rasa al suolo. Nella parte sud, invece, c'erano alcune case fortificate rimaste intatte. I tedeschi hanno rimpiazzato in tutta fretta i loro armamenti danneggiati. Insomma, sono riusciti ad organizzare un'efficace controffensiva. E dopo poco il risultato è stato che ci siamo ritrovati in una situazione di stallo. A dispetto del bombardamento sull'abbazia prima e sulla città, poi la situazione a questo punto è di stallo completo. Gli alleati, insomma, sono sostanzialmente ritornati al punto di partenza. Ma a fare le spese, come sempre, di questa situazione e come accade molto, molto spesso in guerra, è la popolazione civile. Siamo nel marzo del 1944. È il martirio di Cassino. La caratteristica dell'esperienza dei 9 mesi di questo martirio di Cassino, città martire, non è assolutamente un'esagerazione retorica a proposito dell'esperienza di questo territorio, vede i civili fatti oggetto di molteplici atti di violenza. Si tratta di una violenza spesso gratuita, di una violenza che vede le popolazioni inermi e non sono queste popolazioni assolutamente organizzate da un punto di vista di lotta armata, di resistenza armata, è un concetto che non insiste su queste popolazioni. Si tratta piuttosto di una resistenza di sopravvivenza, è nella vita quotidiana, negli episodi di resistenza alle razzie perpetrate dagli occupanti tedeschi, nel tentativo di difendere i raccolti, la risorsa fondamentale dell'alimentazione, le bestie che sono pure una risorsa vitale per le comunità locali, che realizzano molti episodi di violenza. Quando sono arrivati questi tedeschi noi stavamo alla casa, i tedeschi non lo portavano via, alla parte di Roma, e noi ci siamo nascosti dentro una grotta. Poi hanno scoperto là dentro la grotta, l'hanno appigliata, e mentre portavano tutta la gente così davanti, noi, mamma, tutta la famiglia mia, ci siamo nascosti in mezzo di bosco e siamo rimasti là per poco tempo. Poi eravamo
la mucca, la vacca, diciamo in dialetto. Così, poi la portavano alla montagna e venivano i tedeschi pure alla montagna dove stava. E mi pigliavano la vacca. Io ce l'avevo tutta e allora c'avevamo la gallina. E così i tedeschi disse alla mia mamma, dice tu dare un chicchiricchi in me e lasciare la mucca alla signoria. E così mi lasciare la mucca. Io mi chiamo Giovanni Vecchiarino, nato e vissuto qua a San Pietro in Vine fino al 1943. Quando abbiamo subito il bombardamento, fummo colpiti da tre bombe di grosso calibro americane. E un bel mattino vennero i tedeschi e ci fecero pigliare delle masserizie nostre, ci cibavamo di fichi secchi, di fave secche. E mio fratello Adriano, che aveva 6 anni, chiedeva il pane sotto il ricovero, e il pane non lo tenevamo, era finito, le scorte erano finite, perché pensavamo che il fondo arrivasse qua e partisse, se ne andassero di corsa. La guerra arriva nelle strade, nei cortili e negli scantinati, fra le case bombardate. I neozelandesi riescono ad entrare nell'abitato di Cassino. I pochi paracadutisti tedeschi scampati al bombardamento escono dai loro rifugi e, tra lo sgomento della fanteria alleata, aprono il fuoco con mitragliatrici e cannoni. Ne risulta un combattimento cruentissimo, casa per casa, che non ha nulla da invidiare agli orrori di Stalingrado. Nel frattempo, i mezzi corazzati alleati, che dovrebbero sostenere le truppe neozelandesi, restano bloccati nel terreno sconvolto dai bombardamenti. Per i tedeschi rimane facile avere la meglio sugli alleati. Nei giorni successivi la situazione si fa sempre più confusa. Mentre continuano i combattimenti nell'abitato di Cassino, per 2/3 occupato dai neozelandesi, le truppe indiane fanno piccoli progressi nell'avvicinamento all'abbazia, senza peraltro riuscire a scardinare la difesa tedesca. Così cominciarono a bombardarci e a tirarci contro. Abbiamo avuto molte difficoltà a salvarci la vita. È stata davvero una carneficina. Ricordo ancora scene terribili. Centinaia di tedeschi, di uomini nostri, morti a destra e a sinistra. Tanti morti in posizioni orribili. Vedi un uomo, con le sue paure, le sue speranze. Poi lo vedi combattere, urlare. E in quel momento capisci che è diventato una macchina per uccidere. Una macchina che genera solo rabbia. E anche tu devi solo sparare, non pensare più alla tua paura. E il frastuono che c'è intorno a te è una specie di corazza. 22 marzo. Le truppe alleate lanciano un ultimo attacco al monastero. Quando anche questo fallisce, il 23 marzo il comando alleato ordina la sospensione dei combattimenti. Per gli storici si conclude così la campagna d'inverno. Gli alleati, insomma, sembrano non riuscire a sfondare. Intanto però, per la popolazione della zona, l'incubo non è ancora finito. Dopo i bombardamenti, infatti, i rastrellamenti. Gli occupanti tedeschi hanno bisogno naturalmente di forze nuove per rimettere in funzione i ponti, le strade, gli edifici distrutti dai bombardamenti degli alleati. Ecco, ma a quel punto qual era l'atteggiamento delle popolazioni civili nei confronti dei tedeschi? Va registrato tuttavia una bivalenza sostanziale dell'atteggiamento e della memoria, del ricordo di queste popolazioni a proposito dell'occupante tedesco. Non è così uniforme il giudizio di condanna, il giudizio traumatico delle violenze che l'occupazione tedesca ha comportato. Ci sono state forme concrete che ancora oggi vengono ricordate dai sopravvissuti di convivenza, diciamo, in termini generali, a volte anche di sostanziale solidarietà e simpatia, soprattutto per i soldati più giovani, lontani da casa, che percepivano che la guerra stava terminando in modo disastroso per la Germania nazista, e quindi questi giovani senza famiglia, senza casa, in un ambiente estraneo, sostanzialmente ostile, suscitavano spesso anche uno sguardo di tolleranza, uno sguardo di simpatia da parte della popolazione locale. Testimone di questa imprevedibile solidarietà è un paracadutista tedesco, il caporale Herbert Fries, all'epoca 18enne, arrivato a Cassino con i rinforzi alle truppe stremate. So wir waren als
Eravamo tutti giovani paracadutisti. Venimmo impiegati a Piedimonte, nella valle dell'Iri, per evitare lo sfondamento degli alleati. Sono tornato qui per la prima volta negli anni 70, era il 1974. Mi venne incontro una donna italiana, era di bassa statura, che mi gettò le braccia al collo e mi disse: «Ah, eri proprio un bel soldatino». La primavera porta un'accelerazione dell'attacco finale al Terzo Reich. In Inghilterra gli alleati si preparano allo sbarco in Normandia. Sul fronte italiano, l'operazione Strangle comporta un massiccio attacco aereo a tutte le linee di comunicazione tedesche. Nel giro di un mese vengono scaricate 33.000 tonnellate di bombe. La rivalità fra Clark e Alexander per la conquista di Roma determina ritardi ed incertezze nella battaglia per la capitale. Il generale Alexander vuole essere in prima linea anche nell'offensiva finale contro la linea Gustav. Nella zona di Cassino, tra il fiume Garigliano e i monti Aurunci, la quinta armata del generale Clark, composta da truppe americane, marocchine e algerine, cerca di aprirsi un varco a sud del fronte. Si tratta ancora di truppe da montagna, provenienti dai monti dell'Atlante in Nord Africa, che varcheranno le difese tedesche scalando montagne ritenute impraticabili. Per gli alleati non ci sono dubbi. Questa deve essere la battaglia decisiva. Il corps des forze était costituito. Fondamentalmente il corpo di spedizione francese era composto in maggioranza di fucilieri di origine marocchina, algerina o tunisina. Era una fanteria che si adattava perfettamente al territorio difficilissimo dell'Abruzzo e a quello dei Monti Aurunci. Questa fanteria era in grado di passare ovunque, anche dove passavano solo le capre. E infatti questo preoccupava moltissimo Kesselring, che si vedeva spuntare divisioni nemiche in luoghi assolutamente inaspettati. Dalla parte del fiume Rapido, sempre verso Cassino, ad attaccare è invece l'ottava armata britannica, che schiera, oltre a soldati indiani, canadesi e inglesi, anche il secondo corpo di spedizione polacco. Tra le fila di quest'ultimo, i morti saranno oltre 1200. Ma da parte del comando alleato, la scelta di mandare avanti i polacchi è tutt'altro che casuale. La storia del corpo di spedizione polacco qui a Monte Cassino è davvero sorprendente. Per capirla, dobbiamo andare indietro all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, scoppiata quando la Germania nazista ha invaso la Polonia. Ma spesso si dimentica che la Polonia era stata invasa anche dall'Unione Sovietica. Quella di distruggere lo Stato polacco era infatti un'ambizione condivisa sia da Hitler che da Stalin. Una delle conseguenze fu ad esempio il massacro di migliaia di ufficiali polacchi nelle foreste di Katyn da parte delle truppe russe. Fra i polacchi che subiscono questo destino c'è anche Władysław Anders, che poi sarebbe diventato il comandante delle forze polacche a Monte Cassino. Anders aveva iniziato la carriera militare nell'esercito zarista, nelle cui fila aveva combattuto durante la Prima Guerra Mondiale. Alla fine del conflitto era tornato a combattere nella guerra tra Russia e Polonia del 1919. Poi, quando la Polonia era stata invasa nel 1939, era stato catturato dai russi e fatto prigioniero. In Polonia però la situazione cambia radicalmente nel 1941. Nel 1941 infatti Hitler volta le spalle al suo alleato Stalin e invade l'Unione Sovietica. Proprio a seguito dell'invasione della Russia, Stalin decide di ricostruire l'esercito polacco. Ecco perché qui a Monte Cassino c'erano anche i polacchi. I polacchi qui a Monte Cassino combattevano per qualcosa di molto importante. Combattevano per l'idea di una Polonia libera. E infatti sul monumento che vedete qui alle mie spalle sono incise queste parole: i polacchi che sono morti qui hanno reso l'anima a Dio, hanno dato la vita per l'Italia e il cuore per la Polonia. Questi soldati, dopo varie vicende in Persia, in Iraq e in Libano, in Palestina e in Egitto, nel 43 e nel 44 sono poi arrivati in Italia. Ma tutte le traversie che avevano vissuto hanno consentito ai soldati polacchi non solo di vincere la battaglia sulle colline di Monte Cassino e di Piedimonte San Germano,
ma anche di riportare altre vittorie nella campagna d'Italia, da Ancona fino a Bologna. Ancora oggi, a testimonianza di questo sacrificio, rimangono i 4 cimiteri polacchi in Italia, con oltre 4.400 tombe. Anche il generale Anders, alla sua morte nel 1970, vorrà essere sepolto con i suoi soldati nel cimitero polacco di Cassino. E al sacrificio dei polacchi sotto la guida del generale Anders si deve l'ultimo sforzo degli alleati, quello decisivo. Siamo alla quarta e ultima battaglia di Cassino, è l'11 maggio del 1944. Tra aprile e maggio i tedeschi hanno rafforzato la linea Gustav con una nuova posizione fortificata, detta linea Hitler. Sotto il comando di Kesselring sono pronti ad affrontare l'attacco finale. Le truppe del Führer, tuttavia, sono anche allo stremo delle forze. L'acqua, le munizioni e i medicinali arrivano solo di notte e sono comunque insufficienti. Le armi sono di media potenza, le munizioni razionate. La vita scorre nelle caverne piene di pulci, topi e umidità. Ma anche sul fronte alleato le cose non vanno molto meglio. La radio invia appelli disperati. Servono viveri, bombe a mano e soprattutto tante, tante munizioni. I soldati vivono nell'attesa dell'ordine di ritirarsi, che però non arriva mai. Al contrario, il generale Anders, disperato, manda in combattimento anche autisti e cuochi, prelevati nelle retrovie, che non hanno imbracciato mai un fucile in vita loro. Più di 1.200 soldati polacchi cadono in questa che è l'ultima battaglia per espugnare Monte Cassino. Eppure, a dispetto di tutto, a dispetto dell'enorme massacro che si consuma, i polacchi riescono a issare la loro bandiera sulle rovine del monastero. È il 18 maggio del 1944, ma una volta all'interno dell'abbazia, per i soldati alleati c'è una sorpresa: i tedeschi non ci sono. Di soldati tedeschi dentro l'abbazia di Monte Cassino non c'è traccia. Nella notte i paracadutisti hanno ricevuto l'ordine di abbandonare le loro posizioni. Una settimana prima, il 12 maggio, i reparti coloniali francesi hanno sfondato la linea Gustav in prossimità dei Monti Aurunci. Per i tedeschi la posizione di Monte Cassino ormai non è più difendibile. Ma se lo sfondamento della linea Gustav porta alla vittoria definitiva a Cassino, il prezzo da pagare per le popolazioni civili è comunque enorme. In poco più di 3 mesi, infatti, i Goumier, i reparti coloniali dell'esercito francese, violentano oltre 6.000 donne, di cui moltissime anziane e bambine. Le marocchine l'hanno violentata, tutte le ragazze, eppure le sposate. Noi siamo stati fortunati perché ci troviamo lui a un punto che dove stavamo nascosti, non potevano, non ci passavano di soldati, cose, non ci potevano passare, non ci stava la strada. Le chiameranno le marocchinate, è una delle pagine più buie e terribili della guerra di liberazione in Italia. Ma neppure comunque lo sfondamento della linea Gustav e la presa di Monte Cassino significano che la guerra è finita. Per il comando alleato, infatti, resta ancora da fare la conquista più importante, la conquista di Roma. Naturalmente, per conquistare Roma, le truppe che erano state impegnate a Monte Cassino avrebbero dovuto ricongiungersi alle forze alleate che stavano combattendo nel Lazio, sulla strada da Anzio verso Roma. Solo che il generale Clark, invece di tagliare la ritirata tedesca, ha deciso che doveva essere lui il primo a conquistare Roma, ovviamente avendo cura, mentre lo faceva, di farsi immortalare dai fotoreporter. Ecco perché la guerra in Italia è continuata. Perché i tedeschi hanno avuto modo di continuare a combattere. Da questo punto di vista hanno ragione quegli storici che sostengono che dal punto di vista tattico la battaglia di Cassino è stata una cosa assurda, un'impresa assolutamente stupida, perché non è servita nel suo scopo, che era quello di distruggere le forze naziste da Roma al sud d'Italia. A coprire la ritirata tedesca sulla via Casilina rimangono alcune unità scelte, tra cui un reparto della prima divisione paracadutisti. C'è anche il caporale Herbert Fries, è tra loro come puntatore, in una torretta di carro Panther interrata e mimetizzata.
Di fronte a lui i carri armati canadesi e polacchi, tra cui quello del tenente Jan Zaremba. Ma dietro la linea Gustav, purtroppo tutti se ne dimenticano, c'era la linea Adolf Hitler, e già dal nome si capisce quanto fosse importante questa linea di difesa. In realtà noi altri del reggimento bambini di Leopoli e altri elementi del secondo corpo polacco abbiamo combattuto fino a domenica 25 maggio. Do niedzieli 25 maja. Dopo la battaglia di Cassino fu tutto molto difficile, perché gli alleati cercavano di forzare e di annientarci definitivamente, e a noi non rimaneva altro che ritirarci, difendendoci fino all'ultimo uomo. Da parte dell'alto comando non fu neppure una strategia, ma solo una necessità. Tra l'altro non avevamo più carri armati, o perlomeno ne avevamo pochissimi. Abbiamo distrutto 5 carri armati canadesi, poi altri 6 il 22 tra Piedimonte e verso Aquino, poi il 23 fu tranquillo e il 24 ne colpimmo altri 7. In pochi giorni Herbert Fries riesce a distruggere ben 20 carri armati nemici. Verrà insignito della Croce del Cavaliere, la più alta decorazione tedesca. Mattatoio Cassino. Così sarà definita una delle battaglie più cruente della Seconda Guerra Mondiale. 4 mesi di scontri durissimi, con un tributo enorme di vite umane. The whole casualties for both sides. In tutto, dall'una e dall'altra parte, ci sono stati più di 350.000 tra morti e feriti. È terribile, perché sarebbe bastato aggirare l'ostacolo e la guerra in Italia sarebbe finita. Per questo le forze armate neozelandesi non l'hanno mai considerata una vittoria. A loro avviso, quella di Monte Cassino è stata una battaglia senza vincitori né vinti. Io mi chiedo, perché ero al fronte? Per proteggere la vita? Per difendere i campi di aviazione? Per far sì che gli aerei nemici non rilevassero i luoghi per il decollo? Oggi penso, sono convinto di essere nel giusto, che quell'esperienza è stata necessaria per arrivare alla mia nuova vita, quella di sacerdote. So habe ich meinen vierten Beruf erreicht, als Priester heute. Entscheidend ist nicht die Mehrheit, ist nicht die materielle. Oggi io credo fermamente che quello che conta non sia la superiorità numerica, né il potere materiale, o la potenza della voce di chi grida più forte. Determinante è l'opera silenziosa di San Benedetto, ritirato in cima a una montagna, al di sopra delle miserie di un mondo effimero. Lassù, in quel silenzio, questa forza rumorosa è diventata vitale. Monte Cassino per me è ancora oggi il centro spirituale dell'Europa. Les Andrews vive a Auckland, Nuova Zelanda, dove canta ancora come tenore. François Barillon ha combattuto successivamente in Indocina ed Algeria. Vive a Parigi. Geoffrey Probin, dopo la guerra, ha lavorato come perito assicurativo. Vive a Bristol. Bharati Gurung è andato in pensione nel 1960 con il grado di maggiore. Vive a Kathmandu, in Nepal. Jan Zaremba vive a Roma, dove ha lavorato per la RAI. Herbert Fries svolge l'attività di commerciante nei pressi di Francoforte. Hermann Völk troverà la conferma della sua vocazione tra le macerie del monastero distrutto. Oggi è un monsignore della Chiesa Cattolica. Vive nel sud della Germania.